Eccoci qua, siamo a Porto Antico, un giorno di pausa dei campionati del mondo, di nuovo pausa per modo di dire, perché pausa per loro magari, che un po' di pausa dalle gare per noi, con Dario Dalla Gatta. Dario, come va? Procede bene? Sì, no, direi dopo i soliti, il primo giorno di ogni evento nazionale e internazionale che serve per rodare la macchina, adesso è andata, quindi siamo tranquillamente lavoranti, mettiamola così, quindi siamo contenti, direi che sta andando tutto molto bene. Bene, e anch'io ho avuto notizie che le cose procedono bene e questo non può che essere un appagamento per le fatiche fatte nell'organizzazione. Io so che tu ci sei dato veramente tanto da fare e hai creato veramente una cosa bellissima. Il futuro, cosa vedi? Ma questo lo lasciamo come sorpresa, direi, che ho in piedi un po' di candidature e non solo per manifestazioni paralimpiche. Sempre a Loano, devo dire, perché comunque è la città che in assoluto ci può accogliere meglio e ha le strutture adeguate per qualsiasi tipo di evento sportivo e anche di evento politico sportivo, se così lo vogliamo definire. 2014 settembre 2014, credo domani dopodomani mi dovrebbero dare l'ufficialità, questo si può dire, dei campionati europei di basket per ragazzi INAS, significa, è la disabilità intellettivo relazionale, gli stessi atleti che hanno partecipato ai Global Games dello scorso anno, dovrebbe essere settembre 2014. Poi abbiamo in piedi delle altre situazioni che coinvolgono gli enti, proprio gli enti di promozione sportiva, e ci stiamo muovendo in questo senso. Tu sai che noi l'anno scorso in Spagna abbiamo partecipato ai campionati del mondo di karate per ragazzi appunto disabili ed è stato un successone enorme, cioè vedere questi ragazzi lavorare in un certo modo, cioè fare un kata per esempio sulla carrozzina, stata una cosa veramente bella. Io sono veramente entusiasta di questa iniziativa che tu hai portato avanti, hai aperto, ma sono entusiasta proprio di questo mondo dove vedo una disponibilità di tutti a collaborare, tra cui appunto anche il comune di Loano, che mi sembra che ha risposto bene. No, no, ma è fantastico. Io, nel senso, adesso stamattina alle 8:30, per dire, mi ha chiamato il sindaco per chiedermi proprio allora a che ora devo venire, cosa devo fare, ditemi voi, vengo in manica di camicia, mi attivo, nel senso, no, ma Loano è per me non è una scoperta, devo dire, perché ho cominciato 4 anni fa a lavorare con loro e da quando li ho conosciuti io non li lascio, certo, più, nel senso che sono tutti attivi, non fanno i politici una volta tanto, cioè, nel senso, nell'accezione cattiva del termine, questi sono lì in maniche di camicia e lavorano insieme, quindi l'ho visto fare il volontario, il sindaco e l'assessore, certo, allo sport, quindi assolutamente, eppure è una cittadina, voglio dire, con i suoi abitanti, col suo grande turismo, cioè, hanno capito che sul turismo sportivo possono fare operazioni politiche non indifferenti. Certo. Senti, io so la carenza dell'impiantistica a livello della regione Liguria e le impossibilità che vi erano per organizzare manifestazioni proprio per la ricettività alberghiera, per la ricettività degli impianti e tutto, e invece per me Loano in questo senso è stata una scoperta, tant'è vero che ho già parlato col sindaco anch'io e adesso stiamo proponendo a livello nazionale o portare la Coppa Italia a campionati nazionali e questo veramente mi dà speranza per il futuro. Io vedo questi ragazzi, vedo l'entusiasmo che c'è e non posso che farti ancora i complimenti e dirti guarda che il nostro ente oggi sarà sempre vicino a te e tu chiamaci perché noi quando si tratta di organizzare dello sport siamo sempre vicini a te. Io ne ho avuto indicazione direttamente da Roma, dal mio presidente Bancalli, dal mio presidente Borzacchini, che hanno espressamente richiesto un coinvolgimento da parte nostra sul territorio proprio dello XEN, probabilmente perché esistono fortissimi legami con questo ente di promozione sportiva, che mi risulta peraltro essere in questo momento, se non ho capito male, essere veramente forse il primo ente di promozione sportiva che c'è in Italia, e di questo siamo fieri, siamo orgogliosi, lo vediamo anche con i tuoi
con i tuoi volontari che oggi ci stanno dando una mano, e li vedo molto seri, molto volenterosi. Sì, 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 sì. Mi sto divertendo, possiamo dare anche qualche battuta, mi sto divertendo a vedere alcuni tuoi volontari che stanno accompagnando in modo tremebondo i ragazzi dell'Australia a visitare la nave che certo, ha visto girare, il veliero che ha visto girare Johnny Depp, i Pirati dei Caraibi, e sono lì che tremano perché hanno paura di perderseli, ma tutto fa parte, tutto fa parte del gioco e del momento di coesione di questi eventi. Ecco. Io ti do una notizia nuova, fresca fresca. Il nostro ente, il Comitato Provinciale Regionale, il Comitato Provinciale di Genova, sta pensando di creare un'associazione proprio i volontari dello sport, che sarà gestita da noi. Quando serviranno questi volontari avremo già un'organizzazione prevista, faranno dei corsi di preparazione e tutto. Io ti ringrazio ancora Dario per il tuo impegno, perché veramente sei estremo, e ti do un'altra notizia molto fresca. Io proporrò la tua candidatura, te lo dico già, a Cavaliere dello Sport 2013, quindi riceverai questa nomina, ti arriverà, vedrai al più presto, perché sei veramente un Cavaliere dello Sport. Ma grazie mille. Grazie, no, grazie a te per quello che fai. Mi hai fatto venire un brivido in diretta. Grazie a te per quello che fai, grazie ancora. Dai. Grazie, grazie, grazie. Oggi giornata libera dei campionati del mondo, dei ragazzi con la sindrome di Down di Loano, e li abbiamo portati qui a visitare praticamente l'acquario. Si stanno divertendo tantissimo a vedere queste immagini stupende. Penso che questa manifestazione sia veramente l'orgoglio per chi ama lo sport, e soprattutto quando lo sport è diretto ai ragazzi meno fortunati, che hanno degli handicap, come in questo caso questi ragazzi provenienti da tutto il mondo con la sindrome di Down. Cioè praticamente qui abbiamo 4 continenti presenti, esattamente 21 nazioni, è veramente un grande orgoglio, una cosa meravigliosa. Spero che si divertano, abbiano un bellissimo ricordo di questa manifestazione che l'Italia gli ha regalato, con il Comitato Italiano Paralimpico e soprattutto con la partecipazione di tanti volontari, tra cui anche nell'organizzazione anche il CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, che proprio di recente ha firmato la convenzione col CIP.